Come avevamo preannunciato in una delle trasmissioni Punti di vista di RTC e di Calabria Channel, quest'oggi siamo venuti qui alla discarica di Ali per assistere alla riapertura dell'impianto di trattamento dei rifiuti, così come aveva appunto specificato il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. E intanto ci sono stati nell'ambito della conferenza stampa di presentazione una serie di aspetti positivi, tra questi un'attività molto più semplice per smaltire i rifiuti. Abbiamo la possibilità di scaricare i rifiuti qui direttamente nel nostro impianto, abbiamo la priorità, quindi appena arrivano i nostri camion possono scaricare immediatamente, utilizzeremo le ore che rimangono lavorative per continuare a bonificare la città di Catanzaro, che come tutti quanti sapranno ci sono discariche in tutti i quartieri a cielo aperto, quindi è una bonifica che è iniziata da qualche settimana e speriamo in pochissimi giorni di arrivare, diciamo, a un sistema definitivo che mette in condizione di poter finalmente vedere la città pulita. Se questa è una prima risposta, e io ne attendo altre, perché di concerto col commissario abbiamo attivato tutto e attenzionato tutta una serie di realtà che speriamo riapriranno da qui a breve o comunque attueranno le fasi di allargamento o comunque una serie di iniziative che sono in itinere, questo significa poter affrontare in maniera diversa il problema della famosa crisi estiva dello scorso anno. Ci sono una serie di iniziative importanti, speriamo di poterle portare a compimento, questo significa mettere il sistema Calabria in una condizione di diciamo così agevole e quindi di nessuna criticità. Arrivano qua i rifiuti, ci sono due linee, una che tratta la spazzatura normale, diciamo, e l'altra la differenziata. Quindi è una cosa importantissima e soprattutto vorrei invitare i cittadini a aderire al discorso della raccolta differenziata, che è una cosa molto importante. Chiaramente in questo momento di particolare crisi molte famiglie si sono mostrate in difficoltà a pagare i tributi relativi, ma molti comuni stanno facendo delle ottime realizzazioni e naturalmente è una partita di giro. Noi paghiamo le aziende, oggi come oggi qua ringrazio la Daneco che gestisce già Pianopoli e Lamezia per aver accettato intanto questo incarico molto gravoso, e non solo, ma abbiamo preso di mira anche il fatto che era importante che i 30 operai che lavoravano qui sono stati riassunti dalla Daneco, quindi c'è stato un insieme di situazioni positive pensando anche alla possibilità di queste persone che sarebbero rimaste senza lavoro.